Antri è stata una delle zone maggiormente colpite dalla forte ondata di maltempo che lo scorso novembre aveva messo in ginocchio alcune zone della città e della provincia aretina. I residenti della zona, dopo le piogge incessanti, infatti, avevano dovuto fare conti con fango e detriti fuori e dentro le abitazioni. L'amministrazione comunale di Arezzo, in un incontro pubblico martedì sera, ha incontrato i residenti della zona di Antria che continuano a chiedere interventi che possano contenere le problematiche dovute al maltempo. Beh, c'erano molti cittadini, naturalmente il tema dei temi è stato quello dell'alluvione, quindi il fatto che quando piove da quelle parti ci sono dei problemi di allagamento. Ci sono più di un motivo per cui questo è avvenuto, riconducibili alla scarsa manutenzione dei fossi, riconducibili alle condizioni di alcune strade che sono state realizzate recentemente, all'intubamento del tratto di un fosso, ma anche alla conformazione dei luoghi che presenta in certi punti delle difficoltà di passaggio dell'acqua. Allora, noi abbiamo indicato che intraprenderemo una strada triplice. Una è quella di contrattare con il soggetto che gestisce la manutenzione dei fossi, quindi il consorzio di bonifica, gli investimenti che in quest'anno si devono realizzare, quest'anno intendo 2017, si devono realizzare nel comune di Arezzo, puntando che una parte di questi vada su Antria proprio per migliorare le condizioni di deflusso dell'acqua di alcuni fossi. Il secondo è quello di valutare la possibilità, nel senso di vedere quanto costa e vedere se riusciamo a finanziarla o a trovare una fonte di finanziamento, una cassa di espansione su questo fosso, che è quello che porta all'esondazione maggiore. E la terza è quella di coinvolgere i cittadini, i proprietari terrieri, in una manutenzione delle loro proprietà, che spesso sono quelle che poi portano ad esempio all'intasamento dei canali. Tempistiche saranno fine 2017? No, allora, quella del consorzio bonifica, in questi giorni si sta decidendo il piano di investimenti del 2017, quindi nel 2017 si vedranno i primi effetti. La cassa di espansione sicuramente, io penso che anche se finanziata, non ce la faremo a farla nel 2017, ma sarà l'inizio di un percorso. Quindi i cittadini, io non ho dato risposte immediate, però ho fatto capire che un percorso era già iniziato, si sta svolgendo e quindi l'amministrazione fa la sua parte.